Credo che Formaventis abbia avuto un'idea veramente innovativa, in quanto non avevo mai visto, neanche mai letto in internet, in rete in generale, di un evento del genere. È in una proposta che vuole essere vicina al mondo del lavoro. Viene fatto un percorso costruito proprio sul mettere insieme competenze differenti, mi ha consolidato, come dire, questa idea che questo sia un elemento fondamentale e importante dell'esperienza. Già usare il programma quando facciamo certi tipi di lavori è divertente. Cioè io a montare i pezzi del componente del drone mi sono divertito. Cambiare il materiale, cambiare il colore, è comunque divertente. Certo, c'è l'impegno, ma comunque impegnarsi non vuol dire non divertirsi. Che questa esperienza per loro è un passo avanti, cioè è come se uscissero da questa esperienza già un passo avanti rispetto agli studenti che concludono in modo tradizionale il loro percorso scolastico. Q160 dà la possibilità ai team di lavorare e cooperare. In quanto esiste un cloud, la possibilità di modellare lo stesso file in contemporanea ci permette proprio di lavorare in un team in modo semplice, senza dover mandarsi migliaia di email o utilizzare altri programmi. Q160 racchiude tutto quello che serve per un progettista. Questo programma è, secondo me, vantaggioso rispetto ad altri programmi perché è molto intuitivo e da un'idea noi riusciamo facilmente a passare a un prototipo, a un progetto che poi possiamo realizzare. Io ho fatto dei disegni qua, ieri sera sono arrivato a casa, ho acceso il mio computer e avevo i miei progetti. Questa è veramente la forza in più. Un'occasione per venire a contatto con tecnologie estremamente innovative che possiamo poi utilizzare per l'insegnamento nei nostri laboratori informatici. Lavorare in team è stata sicuramente un'esperienza nuova che magari pensavamo di aver già provato a scuola, ma non è mai come lavorare su qualcosa di concreto con delle persone che all'inizio non conosci comunque. Quindi è stato, credo, molto, molto educativo e molto formativo. Comunque permette di sviluppare delle capacità organizzative che in futuro in un lavoro possono essere utilissime. E soprattutto veniamo da esperienze diverse, quindi magari quello che io dell'artistico so fare, altri no. Tutti e tre siamo sullo stesso livello, dove nessuno rimane più in alto né nessuno più in basso. E credo che questo tipo di pensiero sia la base di qualsiasi tipo di lavoro di gruppo. La cosa che mi ha sorpreso di Matteo Stagnaro è il fatto che lui è il nostro docente per quanto riguarda questo corso, però non ci ha fornito solo informazioni riguardo appunto a Fusion 360, ma ci ha parlato anche di un sacco di altri argomenti, sue esperienze, di altri programmi, cosa potevamo o no. Io mi sono trovato davvero molto bene perché ogni minimo dubbio, in caso non riuscisse a fare qualcosa, lui era subito disponibile a fare degli approfondimenti comunque sull'argomento. Gli strumenti che ci sono stati forniti appunto sono stati davvero all'avanguardia e allo stesso tempo molto semplici da utilizzare alla portata di chiunque. Quando sono entrata non sapevo neanche cos'era questa specie di mouse rotondo. E col tempo ci ha insegnato Matteo ad usarlo e ho capito che sì, è molto utile perché appunto non è un mouse e non è neanche un cursore, è proprio qualcosa di nuovo. C'è sicuramente chi entra qui esce con un ottimo bagaglio in più e non solo con un pezzo di carta, ma sicuramente anche con una formazione più che valida. E quindi vederli fuori dall'ambiente in questo modo, così entusiasti, ci fa capire che molto probabilmente queste iniziative che Formaventis mettono in campo in un modo molto generoso potrebbero essere davvero una svolta di collaborazione anche con gli istituti scolastici.